Non siamo la stampella di nessuno, vogliamo solo il bene di Chiaravalle, tuona l'esponente del movimento Chiaravalle da vivere, Santo Sestito. L'autore dell'articolo del 28.1, apparso su un quotidiano sulla sicurezza degli edifici scolastici di Chiaravalle, dopo i rilievi dei consiglieri della minoranza, non ha colto l'essenza delle dichiarazioni del movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, definendolo stampella della maggioranza Donato per aver osato sottolineare che non solo gli edifici pubblici e privati di Chiaravalle Centrale non sono in regola sulla pericolosità sismica, ma tutti gli edifici pubblici e privati che insistono sul territorio della Regione Calabria, salvo qualcuno. L'attuale situazione non è stata determinata dagli amministratori locali, ma da coloro i quali, a torto o a ragione, hanno cambiato le carte in tavola, inserendo la Regione Calabria dalla fase 2 alla fase 1 per la pericolosità sismica. Va da sé quindi che tutti gli edifici pubblici e privati debbono essere messi in regola e nelle more, o cercare di continuare tutte le attività nel miglior dei modi, o abbandonare scuole, ospedali civili, abitazioni, uffici, chiese al proprio destino e trasferirsi in baracche, pagliai, tende o spazi aperti. Quindi l'intervento del movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere era ed è mirato a sottolineare che nel caso specifico non serviva e non serva la polemica, ma l'unità di intenti per traghettare il difficile momento in situazioni più tranquille, essendo tutti i sindaci calabresi nelle stesse situazioni ed in caso di terremoti tutti i cittadini sono in pericolo, sia che frequentino le scuole che gli uffici oppure dimorano nei propri alloggi. Si ribadisce ancora una volta che il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, sia per la correttezza, sia per una gestione produttiva e sia per lo sviluppo di Chiaravalle, precisando inoltre che il suo pensiero va per tutti i sindaci calabresi, i quali si trovano tutti nelle stesse condizioni, avendo subito, a torto o a ragione, la modifica della pericolosità sismica degli edifici, portandoli dalla fase 2 alla fase 1, quindi non è stampella di nessuno, ma ha richiamato solo alle responsabilità e al buon senso.